Il Cesena in versione turbo diesel ci mette un po' a ingranare contro la Vispesaro, ma quando lo fa sono dolori per i biancorossi marchigiani. L'avvio della sfida valida per la Coppa Italia di Serie C è shock per la squadra di Modesto. È il secondo minuto e la difesa di casa va in tilt su un cross proveniente dalla destra. Gennari ringrazia e porta in vantaggio la Vis. La reazione del Cesena si concretizza al 26esimo quando, da un corner battuto da Borello, Brignani sovrasta Gennari e di testa batte un Bianchini non esente da colpe. Al 32esimo poi il Cesena mette la freccia. Azione irresistibile sulla sinistra di Valeri e assist morbido per Capellini che sorprende Bianchini sul palo più lontano per il 2-1. Nella ripresa il Cesena ci prova con la staffilata dalla distanza di Butic, palla fuori di pochissimo. Poi protesta per un rigore non assegnato a Rossini. Il numero 10 scappa via a Tascini che lo stende all'ingresso dell'area. Sarebbe penalty per i bianconeri, ma l'arbitro Scarpa non è di questo avviso. Poco male però, perché Rossini si rifà con gli interessi all'82esimo. L'attaccante esterno va via palla al piede, disorienta con una serie di finte ben tre avversari e con un destro chirurgico sorprende Bianchini sul palo più lontano. È la prodezza che chiude definitivamente le ostilità. Il Cesena batte la Vispesaro per 3-1 e si aggiudica il girone E di Coppa Italia.